Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Nei video scorsi abbiamo iniziato a creare il gioco Samuele vs Christmas sulla falsa riga di Albano vs Dinos, il gioco che ha fatto tanto successo di Samuele Sciacca. Quindi, se vi ricordate, il gioco di Samuele funzionava andando a premere col pollice l'area sinistra o l'area destra dello schermo per far girare il personaggio e poter cantare sui dinosauri. Per fare questo su Scratch, il metodo più semplice è andare a creare una sorta di pulsante fantasma, un pulsante che c'è ma non si vede e che si possa quindi cliccare. Quindi andiamo a creare subito il nostro pulsante. Disegno un nuovo sprite, zoomo un pochino, prendo lo strumento rettangolo e gli dico riempimento nero, tutto nero. E vado a tracciare dal centro dello sprite un rettangolo, scusate, dal centro dell'area di lavoro, un rettangolo. Ok, che può strabordare anche un pochino rispetto all'area di lavoro. Siccome qui vediamo il risultato più o meno di quello che abbiamo ottenuto, la cosa importante da fare è andare a dire nel codice situazioni, quando si clicca sulla bandierina verde, movimento vai a 0, 0. A questo punto torniamo sul costume, bandierina verde, e andiamo, selezionando con la freccetta il nostro rettangolone, a portare l'altezza al livello giusto, in modo che non sia troppo alto. Ok, così può andar bene. Cioè, tutta quest'area in basso a sinistra sarà cliccabile, perché ci sarà questo pulsante, questo rettangolone nero, che diventerà appunto un'area cliccabile. Quindi codice. Ovviamente, dopo che l'abbiamo posizionato, gli diciamo aspetto, mostra assolutamente, però poi porta effetto fantasma a 99. E alla fine, cosa fondamentale, controllo per sempre, aspetto, va in primo piano. Cioè questo deve stare più in primo piano di quell'altro floor, di quell'altro sprite floor, che servirà poi per nascondere altri sprite, perché dovrà poter essere cliccato. Quindi bandierina verde, come vedete non si vede niente, però io ho qui lo sprite nascosto e quindi posso andare a interagire con lui eventualmente cliccandolo. Quindi che facciamo? Andiamo su situazioni e dico quando si clicca su questo sprite. Cosa faccio? Quando clicco su questo sprite voglio che Samuele si giri a guardare verso sinistra. Quindi variabili, crea una variabile, la chiamo direzione Samuele. Ok, vado sullo sprite di Samuele e gli dico che all'avvio del gioco direzione Samuele deve essere uguale a 90, perché le direzioni sono 90 per guardare a destra e meno 90 per guardare a sinistra, in questo caso che lo sprite di default ha il costume che guarda verso destra. Quindi torniamo al nostro rettangolone e dico, quando io clicco su questo sprite, quindi sinistra, porta direzione Samuele a meno 90. E poi situazioni invia a tutti nuovo messaggio, auguri, sinistra. Ok, ora che facciamo? Vado sullo sprite di Samuele. Vado qui e gli diciamo, siccome stiamo modificando direzione Samuele, sfruttiamola per orientare lo sprite. E quindi, per sempre, movimento, punta in direzione, quale direzione? Variabili, direzione Samuele. E quindi, bandierina verde, se io adesso clicco su questo bottone fantasma, Samuele si gira nella direzione in cui, diciamo, io sto cliccando. Stop. Ora facciamo in modo che non solo si giri, ma che dica Buon Natale. Quindi, situazioni, quando ricevo auguri sinistra, facciamo in modo che cambi il costume e che possa poi anche cantare. Quindi, costumi, andiamo a caricare il secondo costume di Samuele. Samuele 1, ecco qua. Quindi, codice, gli diciamo aspetto, passa al costume Samuele 1. Poi, suoni, andiamo a caricare l'audio, il file audio Buon Natale, e quindi codice, gli diciamo suono, avvia suono e attendi la fine. Quindi riproduci suono Buon Natale, attendi la fine. Una volta finito l'audio,
andiamo su aspetto e gli diciamo passa al costume Samuele 0, quindi ritorna nella posizione iniziale. Quindi il risultato che otteniamo è più o meno questo. Bandierina verde. Ecco qua. Il problema qual è? Che se io clicco più volte faccio una sorta di scratch remix di Samuele che dice buon Natale. Io non voglio che avvenga questo, voglio che ogni volta che io clicco il pulsante lui compia tutta l'azione senza che io possa ricliccare il pulsante, o meglio io lo posso cliccare ma non parte una nuova azione finché lui non ha concluso quella che sta facendo. Quindi per fare questo ho bisogno di una variabile d'appoggio. Variabili, crea una nuova variabile e la chiamiamo azione. E dunque, andando sullo sprite di Samuele, io gli dico quando tu finisci la tua azione, devi portare azione a 0. Poi vado sul pulsante nero e gli dico intanto all'avvio magari porta azione a 0. Così come è qui alla fine, anzi addirittura la posso mettere qui, porta azione a 0 e non qui. Qui lo tolgo e qui gli diciamo controllo se allora, così diciamo operatori uguale variabili azione, se azione è uguale a 0 allora, quindi se azione è uguale a 0 vuol dire che io posso compiere l'azione e quindi cosa faccio? Blocco subito azione, porto azione a 1 in modo che se io riclicco non posso fare nessun'altra azione. Poi porta direzione Samuele 90 e invia a tutti auguri sinistra. Auguri sinistra è questo, fa questo, questo, questo e poi quando ha finito riporta azione a 0. E quindi se io clicco bandierina verde, clicco, se clicco più volte, può fare una sola azione per volta. E quindi non vado a fare il DJ di Samuele che dice buon Natale. Molto bene, direi che per oggi ci possiamo fermare qua. Io come sempre vi chiedo di scrivermi nei commenti se vi sta piacendo questa serie, vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella. Noi ci vediamo domani per un nuovo tutorial. Un saluto a tutti!